Per FMTV Stefano Capponi, la inaccessibilità dei locali dell'archivio del Tribunale di Ascoli Piceno, situati al piano seminterrato dell'edificio, si protrae da ben 4 anni, con grave danno per i cittadini e per gli avvocati. Era il 28 dicembre 2017 quando veniva disposta per la prima volta l'interdizione all'accesso all'archivio, stante il rischio che vi fosse la presenza di amianto nei materiali di coibentazione dei locali. Dopo le verifiche tecniche degli organi competenti, il rischio si rilevava fondato. Quindi sono stati avviati i lavori di bonifica dall'amianto, che però si sono fermati dopo poco per inadempimento della impresa esecutrice. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno ha inviato e reiterato dapprima segnalazioni e poi diffide alle autorità preposte affinché i lavori venissero portati a termine. Ma la bonifica dei locali e anche dei fascicoli non è mai stata completa e sia i locali che i fascicoli restano tutt'oggi interdetti all'accesso di chiunque. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno vuole dunque richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla gravità della situazione, vista l'impossibilità di consultazione dei fascicoli cartacei, delle cause dell'archivio che comporta persino il ritardo della conclusione di parecchie cause pendenti. Ai nostri microfoni abbiamo intervistato l'avvocato Paolo Travaglini. Allora, questa è una circostanza spiacevolissima che si è verificata dal 2017 ad oggi, e cioè che purtroppo tutti i locali degli archivi del Tribunale sono inaccessibili a causa della presenza di amianto all'interno della struttura, solo dalla parte dell'archivio, e che ha imposto non solo la chiusura dell'archivio, ma l'inaccessibilità dello stesso. Il problema qual è? È che in tutto questa struttura, essendo di proprietà di una società legata alle Generali e quindi girata al Ministero soltanto in affitto, ha il problema di chi effettivamente debba adoperarsi per poter sanificare e bonificare questo sito. È stato fatto un primo bando in cui avevano risposto a una società per poter bonificare tutti quelli che sono i locali archivio, ma in realtà questa società non era attrezzata e adeguata per quelli che erano l'ultimazione dei lavori, per cui i lavori sono rimasti a metà. Ad oggi nessuno si è più mosso, nonostante i numerosi solleciti sia da parte del Presidente del Tribunale che dell'Ordine degli Avvocati, e di fatto gli archivi sono chiusi con enormi difficoltà, non solo per gli operatori del Tribunale, ma anche per gli stessi avvocati e per le parti, perché ad oggi, fate conto, tutti gli archivi, tutti i fascicoli che sono all'interno dell'archivio e non potendo essere ritirati, creano difficoltà per tutti coloro che sono in causa in appello, di fronte alla Corte d'Appello, la quale, nella possibilità più favorevole in cui le parti, quindi gli avvocati, riescano a ricostruire i fascicoli, il processo va avanti. Negli altri, nella maggior parte dei casi, i fascicoli sono fermi, incristallizzati e congelati in una corte di appello in attesa di ricevere questi benedetti fascicoli. Ad oggi nessuno ha più avuto notizia di quelle che sono le evoluzioni, perché purtroppo c'è uno stallo tra la pubblica amministrazione e la proprietà in merito a chi debba effettivamente svolgere questi lavori, con un grave aggravio sia per i cittadini che per gli stessi avvocati che per gli uffici giudiziari che sono impossibilitati a operare nel migliore dei modi.